Bentornati a un nuovo appuntamento con la trasmissione dedicata alle proprietà, alle caratteristiche delle erbe e delle piante. Siamo anche oggi in compagnia di Laura Dell'Aquila, erborista. È molto famosa, molto conosciuta e anche biologa. Grazie. Grazie a voi, è sempre un piacere condividere questa passione comune. Noi la ringraziamo sempre doppiamente perché ci troviamo presso la fattoria didattica che poi è casa sua, che si chiama Il Giardino di Pimpinella, vicino a Bologna. Sì. E, e oggi appunto siamo qui uh -huh. davanti a casa mia e davanti al rosmarino, che è la prima pianta che ho piantato quando sono venuta a vivere qua. Quindi ormai a 24-25 anni è cresciuto molto bene perché eh, il rosmarino predilige di avere, come diceva la mia bisnonna, le spalle coperte. E quindi, eh, visto che è una pianta mediterranea, dobbiamo proteggerla dal nord, dal vento e mantenere quindi un ambiente che permetta al sole di riscaldarlo proprio perché il sole viene trattenuto dalla roccia, che è la casa. Il rosmarino eh, viene da Rugiada di mare, proprio perché appunto ricorda eh, che questa pianta cresce nella macchia mediterranea e spesso la troviamo vicino al mare. In questo momento, vedi, ci sono ancora i fiori uh -huh. e si vede che sono visitatissimi dalle api, uh -huh. che come succede spesso per i fiori della famiglia a cui appartiene il rosmarino, che è la famiglia delle lamiace, eh, apprezzano particolarmente il nettare. Del rosmarino. Sono infatti fiori molto, molto piacevoli anche da mangiare, da aggiungere, magari per condire la pasta o per fare estratti di vario tipo, come vedremo. E, quindi eh, questo è il momento proprio particolarmente propizio per raccoglierlo. Io raccolgo i piccoli getti, sì, dove ci sono quindi ancora i fiori, e questi nuovi germogli che sono particolarmente ricchi di proprietà. Infatti, si usa molto anche in cucina, poi. Certo, infatti questa pianta ha eh, come nome specifico, quindi Rosmarinus officinali. officinale, perché eh, appunto veniva impiegato nelle officine. Le officine erano i laboratori dove si preparavano le medicine, perché i farmaci, fino a neanche tanto tempo fa, no? E ancora in tante parti del mondo, sono le piante. E quindi dove si lavorano le piante sono le officine. E questo termine officinalis è rimasto a designare. Una sua particolare importanza. Infatti, nonostante sia una pianta che ormai usiamo, non so, in cucina con le patate arrosto, che sono buonissime, però appunto ha delle grandi proprietà, una ricchezza di proprietà. Quindi adesso lo raccogliamo e poi ne parleremo mentre facciamo la nostra preparazione. Quindi il fatto che si utilizzi in cucina comunque già ci ricorda una delle sue proprietà più caratteristiche, che è quella di stimolare la digestione, infatti anche soltanto annusandolo, sentiamo che tutto il metabolismo si attiva e i succhi gastrici iniziano a essere secreti e magari appunto ci troviamo che, anche se non ce ne siamo accorti, abbiamo fame. Improvvisamente, e quindi è una pianta che stimola anche l'appetito e poi, appunto, aiuta a digerire. Aiuta a digerire, quindi, aiutando anche il lavoro del fegato e limitando anche l'assorbimento dei grassi, e soprattutto facendoci digerire bene i grassi, e aiutando anche il, il lavoro dell'intestino in un qualche modo è antifermentativa e quindi limita la formazione di gas intestinale. <ride> Questa la lasciamo qua. Direi che ne abbiamo raccolto sì. sufficienza, possiamo andare a prepararla. Andiamo. Dai. Siamo dunque arrivati davanti al nostro tavolo delle preparazioni. Cosa vediamo ora? Guarda, ehm, ora... Ho il piacere di condividere con voi un metodo estrattivo che si può fare tranquillamente in cucina, ma che ci permette di estrarre l'acqua di rosmarino, che è l'idrolato. Perché il rosmarino, come la maggior parte o moltissime piante della famiglia del rosmarino, delle lamiace, è una pianta con un aroma fantastico. Sì, <ride> e si sente anche in lontananza, eh, non quando si è vicini, è vero. Quando è scaldato dal sole. È vero. E l'acqua aromatica è appunto um, una parte della, di quello che si può estrarre durante il processo della distillazione. Per distillare, eh, appunto, c'è bisogno di un alambicco, un procedimento magari un pochettino più impegnativo, ma in questo modo possiamo estrarre anche l'olio essenziale, che è la parte volatile che dà principalmente questo profumo. L'olio essenziale è contenuto in una piccolissima quantità nelle piante, tanto che gli antichi lo chiamavano l'anima della pianta. Ma ehm, in tanti, però, non ci ricordiamo, o semplicemente non sappiamo, che possiamo anche ricavare l'acqua aromatica. Che si ottiene semplicemente con un banale, semplice processo di distillazione casalinga: dove eh, facciamo scaldare l'acqua in modo che evaporando sottrae e prende i principi attivi, quindi le sostanze volatili del rosmarino, e poi andando quindi a sbattere contro il coperchio le farà ricadere. E quello che riusciremo a ottenere alla fine è un'acqua distillata aromatica di rosmarino. Quindi lo Quindi vediamo adesso in concreto. Lo facciamo ed è una cosa veramente che dà una grande soddisfazione. Vedete che io lavoro sempre con acciaio mm -hmm. o vetro pirex, questi sono comunque eh, i materiali che è meglio utilizzare quando iniziamo a fare delle preparazioni erboristiche o anche quando cuciniamo comunque. Okay. Questo è il rosmarino che abbiamo raccolto sì. e adesso lo iniziamo a mettere direttamente nella nostra pentola. Contiene acqua già scaldata. Sì, ho già messo un po' di acqua a scaldare e adesso appunto mettiamo. più ne mettiamo più sarà intenso l'aroma che andiamo a estrarre e magari forse riusciremo a vedere qualche gocciolina di olio essenziale galleggiare sull'acqua aromatica. Ecco. Stiamo adagiando sì, il, ho rosmarino. Adagiato il rosmarino. Okay, in questo ancora. modo, ne mettiamo un altro pochettino uh -huh. e adesso lo ricopriamo. Qui non deve essere ricoperto d'acqua ma l'acqua deve restare ne sopra. Ne aggiungo un altro pochettino, pochettino, pochettino di acqua, questa l'ho precedentemente scaldata, uh -huh. in maniera tale che il rosmarino sia tutto completamente immerso. Si sente già un po' di profumo. Eh? Avendo un pochettino più di tempo a disposizione quando lo farete a casa, uh -huh. eh, lasciate prima di metterlo sul fuoco a macerare il rosmarino per qualche ora. In questo modo l'acqua inizierà già ad assorbire alcuni principi attivi volatili del rosmarino. A questo punto prendo un retino, uno di quelli banali che si utilizzano quando facciamo la verdura a vapore no? sì. e lo mettiamo. Adagiato sopra il rosmarino okay. e sopra l'acqua. In questo modo eh, mi lascia il rosmarino basso, sotto. fermo mm -hmm. sotto, ma permetterà comunque al vapore di e passare sabina. in altro. E poi mettiamo una ciotolina. Mm. Questa ciotola, anzi, ne mettiamo una un po' più grande. Okay. Questa ciotola ci servirà per andare a raccogliere appunto l'acqua aromatica che pian piano si forma, quindi al centro. la Sì, perché il coperchio invece di metterlo così, mm -hmm. lo andiamo a mettere al contrario. Hai capito, quindi c'è un sistema particolare in questo caso che permetterà di fare, appunto, fare in modo che il vapore che si formi possa andare a ricadere. Adesso aspettiamo un attimo sì. che si inizi a formare il vapore, ma come vedi già si sta formando. Sì, sì. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mm. fare condensare il vapore, mm -hmm. che è un vapore che oltre a essere vapore di acqua ha anche le particelle volatili dell'olio essenziale. E quindi mettiamo del ghiaccio, è tutto molto semplice. Andiamo a del ghiaccio. In questo, in questo modo, il vapore condenserà più velocemente mm -hmm. e visto la forma del coperchio va a depositarsi nella ciotolina che abbiamo preparato, quindi ci vorrà un po' di tempo, quindi lo lasciamo agire lo lasciamo agire, tempo. ma intanto possiamo parlare del rosmarino, certo perché mi competenze. sembra di non avergli dato abbastanza rilievo e mi piacerebbe fare notare anche proprio la forma delle mm. foglie del rosmarino, la consistenza è una pianta maschile, la vedi? Cioè mm. è proprio forte, è solare, pensa che c'è eh, una leggenda che narra di Venere che era un po' arrabbiata con Apollo perché Apollo aveva scoperto e colto in fragante Venere mentre amoreggiava con Marte. E quindi lo fa innamorare disperatamente, perdutamente, della figlia del re di Persia, di Lacote. Soltanto che questa ragazza era sempre circondata da ancelle, e quindi lui non, Apollo non sapeva come fare a tentare questo approccio, tanto che si travestì e diventò, prese le sembianze della madre di questa ragazza. Ma la ninfa Clizia, che era gelosissima di Apollo, se ne accorse e quindi lo, il padre lo venne a sapere e la figlia poveretta venne giustiziata, sepolta viva. Apollo fu così disperato da questo che fece penetrare i suoi raggi all'interno del terreno dove era sepolta questa ragazza. E dal corpo della ragazza nacque no, il rosmarino. E questa leggenda, come appunto spesso sono le leggende, ci racconta una particolare potenza di questa pianta legata ad Apollo, che mm -hmm. dopo tutto è il dio del sole. Quindi questa è una pianta solare, una pianta che ci porta la carica del sole. In giornate di sole come oggi noi ci sentiamo tutti più vispi, più attivi, carichi, di buon umore, sì. carichi. Quando invece c'è la nebbia ed è freddo, siamo tutti, no? Il sole porta questo, porta attività mentale, porta voglia di fare, è un, un organismo che funziona bene dove tutti gli organi e l'energia circola negli organi. Questa è fondamentalmente la potenza di questa pianta che cresce al sole. Infatti le sue foglie sono foglie eh, quasi aghiformi sì. e se le tocchiamo sentiamo che sono quasi cuoiose, cerose. E nella pagina inferiore hanno una leggera perlura bianca, e tutto questo è una struttura che permetterà alla pianta di risparmiare al massimo l'acqua, come se dovesse sudare meno, perché le piante perdono molta acqua nel processo dell'evapotraspirazione e quindi anche appunto della fotosintesi. In questo modo invece l'acqua viene risparmiata. E in contrasto con questa forza e vigore delle, delle foglie dell'arbusto, poi ci sono questi fiori che sono. Veramente carnosi, eh, eleganti. Ehm, delicati anche allo, no? stesso, tempo, allo sì. stesso tempo e anche il colore non è un colore rosso acceso giallo ma è un po' violetto quindi eh, ricordano che questa pianta oltre a stimolare l'energia a fare funzionare il fegato come abbiamo visto a limitare l'assorbimento dei grassi abbassare il colesterolo eh, dare carica e tono anche alla circolazione sostenere il cuore tanto che non è indicata in grandi dosi mm. per le persone che soffrono di ipertensione. Però è anche astringente, è come un po' un, un contrasto, è calda e fredda, c'è questa parte dei fiori e della pagina inferiore delle foglie che è un po' lunare, che ci ricorda anche la capacità del rosmarino di essere tonico e astringente, quindi va bene anche per i capillari dilatati, le vene varicose, emorroidi, cellulite, per la pelle, la pelle del viso, eh, per, per i capelli, per stimolare la crescita dei capelli. E Infatti, quest'acqua che sto mm. facendo mi sono ispirata alla leggenda famosa della regina d'Ungheria. L'acqua della Cosa regina d'Ungheria. La regina d'Ungheria era, che è vissuta nel Cinquecento, aveva, si dice la leggenda, 72 anni ed era devastata dalla gotta ed era, aveva un aspetto anche proprio, dimostrava molto di più della sua età. Un angelo le apparve e le diede la ricetta consegnata da un eremita di quello che stiamo preparando adesso. E quindi lei iniziò a utilizzare l'acqua di rosmarino sia per, come cura esterna, dandosela sul viso più volte al giorno, e anche sul corpo che era devastato dalla gotta e da dolori articolari, e sia per via interna. In questo modo nel giro di un anno divenne ma talmente più giovane di quello che era prima che addirittura il re di Prussia la chiese in moglie. Lei però disdegnò perché era sacra a Dio. E quindi, eh, sulla base di questo, troviamo anche dei preparati in vendita, pro prodotti cosmetici, che cercano di rifare questa ricetta. Quindi, quest'acqua che noi adesso stiamo estra estraendo, questo idrolato, lo possiamo utilizzare sia leggermente per via interna come tonico, stimolante, che aiuta il fegato e aiuta i ai processi di drenaggio e che è anche antimicrobico perché l'olio essenziale ha proprietà antimicrobiche in generale quindi può andare bene anche per i fenomeni di raffreddamento ma la possiamo anche utilizzare contemporaneamente come acqua di bellezza da picchiettare sul viso quando abbiamo la pelle particolarmente stanca e aumenteremo sicuramente l'utilizzo questo <ride> esatto, <ride> effetto sì oppure se abbiamo non so pori dilatati mm. pelle grassa e quindi niente adesso oh. Forse, come procede? Come procede? Uh, ma io direi possiamo lasciarla qui un altro sì. po' e possiamo fare anche sì. un acetolito al rosmarino. D'accordo. Perché, come ho detto prima. Spieghiamo cos'è l'acetolito. L'acetolito è una estrazione che si fa per macerazione della droga, quindi la parte della pianta che contiene i principi attivi, in aceto. Un tempo non avevano l'alcol eh, buon gusto che abbiamo noi a 95 gradi e quindi eh, utilizzavano per estrarre quello che c'era, il vino o l'aceto. E l'aceto comunque estrae molto mm -hmm. bene e contemporaneamente conserva. E forse eh, qualcuno sa anche che l'aceto le nonne lo consigliavano anche dopo lo shampoo per dare a più lucidare, luminosità sì, ai capelli, anche perché essendo acido contrasta la basicità dell'acqua. Se abbiamo un'acqua calcarea, fare un ultimo sciacquo con l'aceto aiuta molto. A dare luminosità. Ancora di più, se in questo aceto abbiamo messo delle piante curative. Il rosmarino cura il cuoio capelluto, anche, quindi, eh, perché? Perché va a stimolare l'irrorazione sanguigna e quindi eh, possiamo proprio. Eh, dopo lo shampoo fare una, proprio una frizione con questo aceto che andremo a fare per stimolare la circolazione e fare in modo appunto che se abbiamo problemi di forfora o di caduta di capelli o di capelli stanchi, questo vada a dare vigore. Okay. E se vogliamo esagerare, sì. possiamo anche aggiungere l'ortica, uh -huh. perché anche l'ortica è una pianta che è particolarmente affine. Ai capelli e gli antichi questo lo sapevano e quindi ehm, è sempre stata impiegata per combattere l'alopecia e la caduta dei capelli e la forfora. Noi quindi adesso andiamo a fare un'estrazione uh -huh. di rosmarino e ortica. Possiamo prendere il mortaio sì. e perché lavorare le piante col mortaio ci permetterà di ehm, andare ad aprire le cellule, facendo fuoriuscire ancora di più. I principi attivi che sono contenuti dentro le cellule. Quindi vediamo beh. che con molta naturalezza prende l'ortica le foglie, che sono <ride> in realtà pungono, beh, Però sì, ci, beh, poi ci spiegherai come sì, si Sì, sì, in realtà queste ormai pungono poco, poi ormai sono abituate a dire il vero. <ride> e so che comunque fanno bene perché andando a stimolare il microcircolo, irrorano, portano appunto tanta circolazione sanguigna dove le tocco, e vanno a contrastare eventuali problemi di dolori articolari, no? Quindi, Quindi ecco. fa bene ogni tanto. Il mortaio, sì. un trucco del mortaio sì. è di non mettere troppe piante mm. tutte insieme, perché appunto altrimenti non si riesce a lavorare. Suggerisco dei mortai di marmo anziché di legno, col marmo oppure pietra di vario tipo è molto più efficace. Ecco, bisogna proprio fare in modo che inizi a Proprio che si veda che esce fuori questo bagnatino, che mm -hmm. è la linfa della pianta. A questo punto possiamo metterlo nel barattolo che abbiamo mm -hmm. preparato e la stessa cosa la facciamo con il nostro rosmarino. Vado a togliere la parte legnosa mm -hmm. e lasciamo soltanto le foglie, le foglie e i fiori. Non ti sto aiutando molto. <ride> Ma non ne ho bisogno, mi piace. Senti come sta arrivando il profumo! Sì, si sente fantastico. Tantissimo. Io metto intanto allora un altro pochettino di ghiaccio. Mm -hmm. Potremmo provare a togliere un po' di quest'acqua che si è formata per fare spazio dell'altro ghiaccio. Questo profumo è un profumo veramente stimolante. Eh, io amo fare l'infuso di rosmarino la mattina. È un modo per svegliarsi ed essere più concentrati, stimola le attività mentali. L'olio essenziale di rosmarino infatti può essere di grande aiuto se dobbiamo stare svegli la notte, se dobbiamo guidare a lungo, eh, se dobbiamo studiare materie scientifiche. No? Senti, io sento già un beneficio. Io che sono dei gemelli ho la mente un po'... Così che a volte vola. A, vola sì. Il rosmarino mi aiuta a essere più concentrata. Anche lo sento immediatamente. Mi dicono che voli un pochettino. <ride> e allora facciamoci. C'è bisogno di respirare <ride> esatto. E nello stesso tempo, mentre inaliamo comunque l'olio essenziale che sta venendo fuori, attraverso la via olfattiva entra in circolo e vi rimane per 5-6 ore. Si distribuisce in tutti gli organi e ha proprietà anche antimicrobiche. A seconda poi del chemotipo, quindi dell'olio essenziale, della qualità dell'olio essenziale del rosmarino, potrà essere più efficace per il fegato, oppure potrà essere più efficace come quello al cineolo per l'apparato respiratorio, oppure quello a canfene potrà essere invece più efficace per i dolori articolari, ma sono comunque eh, piccole sottigliezze che magari non, non riusciamo a, Oggi a, vedere, eh, a certo. vedere o informazioni che non sempre riusciamo ad avere a disposizione. In tutti i modi ci sono queste... Preparazioni. Intanto andiamo avanti, sì. qua perché appunto vedi che ci sono tante cose da fare e, certo. e continuiamo non a non lavorare. Non ci fermiamo mai, ma mai, soprattutto in questa stagione dove Vero. la natura ci offre veramente continuamente ci dei stimola. grandi doni. Vero, in sì. sì, davvero. È quasi pronto. Sì, e adesso lo mettiamo nel barattolo assieme all'ortica. A questo punto prendiamo un buon aceto di vino del contadino sì. e andiamo a portare l'aceto a livello delle piante che abbiamo appena messo. Uh -huh. È sempre importante che rimanga eh, uno spazio nel nostro barattolo, non in deve tutte le estrazioni che facciamo. Okay. Non deve essere pieno, adesso qui potremmo mettere un altro po', certo. ma è importante comunque che rimanga, adesso non trovo più il coperchio, eccolo qua, perché per agevolare il processo di estrazione è importante scuoterlo. E quindi lo possiamo mettere in cucina o sul comodino, dove ci ricordiamo, in modo che quando passiamo lo scuotiamo. Uh -huh. Nel giro di una settimana, ma possiamo anche lasciarlo per 21 giorni, uh -huh. più lo lasciamo più estrae, è pronto. A quel punto lo andremo ad estrarre con un colino dove abbiamo messo sopra una garzina okay. e sarà pronto per essere utilizzato. E, e questo, è questo è lì, adesso lo lasciamo lì che si prepara. Torniamo e allora, invece, andiamo a vedere sì. se è venuto qualcosa. Sono molto esatto. curiosa. Speriamo. A giudicare dal profumo che si sente, direi di sì. Vero, infatti, <ride> sì. anche secondo me. Sì, guarda. Adesso, adesso mostriamo. ma eh. senti che meraviglia, sì. che aroma fantastico. Alzando il coperchio. Sì. Eccolo qua, guarda lo metto in questo baker. Sì. Così, considerando che questo processo poteva andare avanti a lungo, mm -hmm. quindi in realtà eh, avremmo potuto ottenerne molto di più finché c'è acqua all'interno, possiamo continuare a estrarre appunto questo idrolato. Però così nel nostro piccolo abbiamo già fatto 100 ml di idrolato. In pochi minuti in pochi minuti. Questo lo possiamo mettere una volta che si è raffreddato mm -hmm. in una bottiglietta spray per appunto utilizzarlo come tonico per il viso e trarre gli stessi benefici che sono stati descritti in questa leggenda della regina d'Ungheria, dove si sì, appunto sappiamo che è stato così miracoloso. E infatti adesso spruzziamo subito. <ride> Senti che roba. Mi vuoi un po' in faccia? Grazie. <ride> Grazie, dunque, <ride> sì, assorbiamo e inspiriamo. Grazie, ringraziamo come sempre Laura Dell'Aquila per averci spiegato e illustrato voi, oggi tutte le caratteristiche del rosmarino. Grazie a tutti voi per averci seguito e come sempre arrivederci. Arrivederci a presto.